Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione del nuovissimo UniHertz Luna, uno smartphone dal bellissimo design che copia Nothing Phone. Prima di andare avanti, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto come sempre gli amici di digitabli.blog e gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della bellissima confezione con questi ologrammi troviamo, oltre allo smartphone, spillino per i vano SIM, classici libretti, una pellicola da applicare sullo schermo, cover in silicone trasparente di buona fattura, cavo di ricarica USB-A tipo C e un caricabatteria ricarica rapida da 20 W. UniHertz Luna è uno smartphone che unisce stile ed efficienza. Ma ciò che lo rende unico è la back cover trasparente con i suoi LED posizionati sul retro, che lo rendono un oggetto di design ed è disponibile in due colorazioni, questa nera ed una bianca. Inutile negarlo, UniHertz ha copiato Nothing con questo design, però nel copiarlo direi che l'ho anche migliorato, perché è possibile regolare l'intensità delle luci LED, possono essere programmate per segnalare le notifiche in arrivo, le chiamate in arrivo e lo stato di carica della batteria. Nelle impostazioni delle luci LED troviamo dei pattern già preimpostati, dove è possibile regolare anche colori differenti. A differenza di Nothing Phone, abbiamo anche le funzioni Always On dei LED, che mantiene sempre le luci accese anche quando lo schermo è spento, aumentando l'effetto wow del telefono e aumentando anche il consumo della batteria. UniHertz Luna nel complesso offre una buona qualità costruttiva, con il frame in metallo stile iPhone e il retro completamente in vetro trasparente con protezione Panda Glass. Le dimensioni sono abbastanza generose, parliamo di 168x76,8 x 10,4 mm di spessore, per un peso di ben 304 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra il bilanciere volume con il tasto di accensione e spegnimento che integra il sensore delle impronte digitali, che non è preciso e neanche velocissimo. Speriamo migliori con qualche aggiornamento. Nella parte invece sinistra abbiamo due tasti programmabili. Nella parte inferiore abbiamo primo microfono, ingresso slot che può ospitare solamente due nano SIM, non abbiamo l'estensione di memoria, porta di tipo C, altoparlante di sistema che è solamente mono. Nella parte superiore abbiamo la porta infrarossi, l'ingresso jack da 3,5 mm, secondo microfono, sul retro il modulo fotocamere, che ovviamente ricorda l'iPhone. UniHertz Luna utilizza un display da ben 6,81 pollici diagonale con risoluzione Full HD Plus 1080x2340 pixel in tecnologia IPS. La luminosità massima è appena sufficiente sotto la luce diretta del sole. Il refresh rate si ferma a soli 60 Hz. Nel complesso i colori sono buoni e discreti gli angoli di visione. Parlando invece di hardware, UniHertz Luna si affida al processore octa-core MediaTek Helio G99 da 2,2 GHz. Come scheda grafica abbiamo una Mali G57, come RAM 8 GB LPDDR4X e la memoria interna è da 256 GB in tecnologia UFS 2.2 non espandibile. Abbiamo poi la connettività al Dual SIM 4G LTE, il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, i vari GPS ed è presente anche il chip NFC per i pagamenti. Presente anche il jack audio e l'audio è mono di discreta qualità e potenza. UniHertz Luna ha a disposizione una batteria da 5000 mAh. La
L'autonomia vi porta senza problemi a coprire l'intera giornata lavorativa. La ricarica è a 18 W e non è presente la ricarica wireless. Parlando invece di fotocamere, abbiamo su questo UniHertz Luna tre sensori posteriori. La principale è una 108 megapixel, poi abbiamo una fotocamera per la visione notturna da 20 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale per i selfie è una 32 megapixel. Bene la fotocamera principale, con una buona messa a fuoco e una buona gestione dei colori. Bene anche il sensore per la visione notturna, che consente di scattare foto in condizioni di totale buio o scarsa illuminazione. La selfie camera è in grado di scattare invece selfie di buona qualità, con dettagli nitidi e con una buona risoluzione. I video invece si registrano fino al 2K a 30 fps, con una discreta messa a fuoco e senza nessuna stabilizzazione. Parlando invece di software, UniHertz Luna viene lanciato sul mercato con a bordo Android 12 e le patch di dicembre 2022. L'interfaccia è Android stock, abbiamo le classiche gesture, tema scuro, radio FM, eccetera. Tutto il sistema è improntato a un forte concetto di minimalismo, senza la presenza di software inutili o applicazioni che occupano spazio e che rallentano il sistema. Riuscirete senza problemi a gestire tutte le app disponibili e anche un po' di gaming. Nota importante, da quando ho questo Luna tra le mie mani, ho ricevuto già un aggiornamento di miglioramenti vari, quindi da parte di UniHertz c'è la voglia di far bene e di migliorare questo device. UniHertz Luna si può trovare sul sito del produttore, oppure su Amazon, ad un prezzo che oscilla intorno alle 280 euro, nella colorazione nera o bianca. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, UniHertz Luna è uno smartphone sicuramente rivolto ad un pubblico giovane, che grazie ai suoi LED lo rende davvero molto originale. Se da una parte è vero che il design e i LED sono copiati da Nothing Phone, va anche detto che questo sistema LED è migliore, più personalizzabile e con vari colori. I punti di forza sono la fotocamera principale, l'hardware abbastanza completo, il prezzo e i LED posteriori migliori del Nothing Phone. I punti deboli sono la mancanza di un refresh rate del display, la mancanza di una fotocamera grandangolare e il software uscito nel 2023 ancora con Android 12, anche se devo ammettere che gira bene e non ha nessun problema. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!